Palazzo Reale di Milano dedica per la prima volta una grande monografica di 90 opere a Giuseppe De Nittis nella grande mostra De Nittis, pittore della vita moderna, in programma fino al 30 giugno. È un'occasione in più per far conoscere il nostro grandissimo pittore, del quale noi siamo davvero orgogliosi, che rappresenta il brand culturale non soltanto di Barletta, ma della Puglia e dell'intero Meridione. Questa mostra si inserisce senza ombra di dubbio in un'attività di programmazione, di valorizzazione di De Nittis, avviata già da un anno con il Comune di Barletta e la Regione Puglia. È noto, l'abbiamo portato a Washington presso la Philip Collection l'anno scorso ed è stato un grande successo proprio perché ha consentito di riportare De Nittis alla stregua degli altri pittori impressionisti francesi. La mostra consacra la scrittura internazionale di un artista che è stato insieme a Giovanni Boldini il più grande degli italiani a Parigi, dove è riuscito a raggiungere il confronto con Monet e Degas e gli impressionisti con cui ha condiviso, pur nella diversità del linguaggio pittorico, l'aspirazione a rivoluzionare l'idea stessa della pittura, scardinando una volta per sempre la gerarchia dei generi per raggiungere l'autonomia dell'arte che è stata la massima aspirazione della modernità. Si declina un altro aspetto della grandiosità di De Nittis, cioè il suo rapporto con la modernità di quel tempo, con la vita moderna di quel tempo, e un ulteriore passo nella direzione appunto della condivisione universale di questo straordinario talento. Il prossimo traguardo va e guarda all'Estremo Oriente, a Osaka, all'Expo 2025, perché De Nittis oggi, avendo riconquistato il suo posto nel mondo, dovrà essere sempre più il brand attraverso il quale andremo a riaffermare il valore della Puglia.